definirlo artista sovversivo sarebbe riduttivo. Joey Skaggs è un ideatore di scherzi professionista. Il suo lavoro, truffare i media. Il suo obiettivo, mostrare come l'informazione può essere manipolabile per portare il pubblico ad essere più critico verso le notizie. Non risponde se gli si chiede come finanzi queste messe in scena. Ci tiene però a precisare che da questa sua passione non trae nessun guadagno. Così, però, è diventato famoso in tutta America e non solo. Il regista italiano Andrea Marini ha deciso di realizzare un film sulla sua vita. Abbiamo incontrato Joey alla presentazione del film all'Università Ulm. Ecco cosa ci ha detto. Da giovane artista non era mia intenzione aprire una galleria e aspettare una mostra. Quindi ho preso altre strade, ho usato i media come un pittore usa una tela. Ho creato delle situazioni fittizie in ambito sociale, politico e satirico. Un esempio, ho creato un bordello per cani in cui per $50 il tuo cane poteva soddisfare i suoi bisogni sessuali. Non esisteva, ma ho preso 25 attrici, 15 cani e ho messo in scena la cosa per i media e loro ci hanno creduto. Sono stato stroncato dall'opinione pubblica, volevano mettermi in carcere. I media hanno dato la notizia e non era vera. Ho mostrato come i media manipolano l'opinione pubblica e che noi dovremmo essere più critici verso l'informazione. Dovremmo essere consapevoli di come i media portano a pensare le cose in un certo modo. Uso degli indizi per aiutare i giornalisti a capire che si tratta di storie ridicole, ma a volte loro vogliono solo la storia, non gli interessa la verità. C'è sempre il rischio di essere punito fisicamente o legalmente, ma questa è la conseguenza di quello che faccio, della mia forma d'arte. And a good prank is a fuck you.